ufficiali, sottufficiali, graduati, truppa, personale civile della difesa, in nome del Capo dello Stato. Voi riconoscerete il contrammiraglio Andrea Benedetti quale direttore dell'Arsenale Marittimo di La Spezia. Ammiraglio, tanti anni di fatiche, oggi lascia la città con un po' di rammarico ma con soddisfazione per quello che ha fatto. Un saluto alla città però ci vuole. Certo, lascio con rammarico perché io alla Spezia mi sono trovato molto bene e sicuramente il fatto di trovarmi bene mi ha aiutato e stimolato a impegnarmi al massimo per questo Arsenale, perché in realtà è un circolo virtuoso. Se l'Arsenale sta bene, anche la città sta bene. Qualche cosa che avrebbe voluto fare, non c'è stato il tempo, ma che augura che si possa realizzare? Beh, sicuramente le cose sono state fatte e si va sempre nel segno della continuità. Ci sono due progetti che avevo intenzione di fare, che sono iniziati. Uno è quello di riportare la manutenzione dei sommergibili all'interno dell'Arsenale e stiamo sistemando delle infrastrutture, e poi incrementare il supporto che l'Arsenale può fare per le nuove unità. Ormai la nuova legge navale che è stata varata in qualche maniera sancisce e rafforza il ruolo strategico che l'Arsenale, soprattutto l'Arsenale di La Spezia, perché è contorniato da tutte ditte che lavorano nella nautica, per la marina, è fondamentale e quindi continuerà ad andare avanti. Auguri per il suo nuovo incarico. Grazie anche a lei. Ecco, ammiraglio, da spezzino non serve che le ricordo il legame che esiste tra l'Arsenale e la città. Che cosa ha come obiettivo principale del suo mandato? L'Arsenale, non solo per la Marina, riveste un'importanza fondamentale per la manutenzione delle navi e per il mantenimento in efficienza di tutto lo strumento navale. Non cambia niente rispetto a quello che era in passato come obiettivo dell'Arsenale. Chiaramente i tempi sono cambiati e di conseguenza bisogna adeguarsi ai tempi nuovi. Ecco, ammiraglio, rispetto agli obiettivi appunto che sono stati anche enunciati, c'è ovviamente il solito ragionamento che viene riproposto da tempo, le questioni legate al personale civile, alle eventuali assunzioni, c'è qualche prospettiva in questo senso oppure bisogna un po' anche attendere? La Marina all'interno della difesa continua a insistere sulla necessità di riaprire le assunzioni per non perdere delle competenze uniche. I francesi vengono a fare dei lavori da noi, l'Otto Melara chiede a noi di fare delle attività che noi sappiamo fare, evidentemente competenze difficili da reperire fuori. Quindi la posizione è sempre quella di chiedere la riapertura delle assunzioni.